Amici di Rete 55, una buona sera, bar eccellenza, caro Ambrogio Bai, aperitivo in campo, ma quando mai l'hai fatto? Mai. Mai. Digestivo sì. Digestivo sì. Dopo le sconfitte. Ti attaccavi la bottiglia direttamente? Ti attacchi ancora la bottiglia? Mi attacco ancora la bottiglia. Ma tanto sai chi offre qui? Chi offre? Offre la Fra, perché la domani Fra. Si laurea. Ciao Fra. Ciao Fra. Paghi tu? Andata? Mi tocca, pago io. Oh, come buon augurio, ce lo segniamo però, mica che lo dici solo qui in video e poi niente. Ricordiamo cosa discuti, laurea, la tesi in? Procedura penale, giurisprudenza. Ci ha dovuto pensare un attimo comunque, ha avuto un attimo di esitazione. Stasera però parliamo d'amore. D'amore. Parliamo d'amore perché abbiamo due ospiti tra i quali c'è amore per forza. Calcistico. Una coppia indissolubile. Indissoluta. Jacopo Catanese che torna tra di noi. Buonasera ciao a tutti. Ciao Yaki e il suo allenatore adorato, Pierluigi Gennari. Ciao mister. Buonasera. Benvenuti a tutti e due. Tra l'altro Gennari più volte citato, bar eccellenza, perché hanno parlato tutti sempre bene di te, questo lo dobbiamo dire. È vero. A parte i tuoi amici Antonelli. Sono tutti amici apposta, mi parlo. Tanto siamo in casa di un tuo amico, perché siamo a Cantello, eh? Siamo a Cantello, ospiti della... È la nostra casa base, per chi non l'avesse capito. Quindi ricordiamo ovviamente... Il salotto di casa nostra. Bobo Brianza, che è un ospite eccezionale. È qui in giro. Ovviamente la famiglia Fontana e poi tutto lo staff del Cantello. E Tony Crisimanni, che ci ha detto... Salutatemelo, perché ha un ottimo ricordo di te, avete lavorato insieme. Ho appena costruito la casa di sua figlia poi. Ah, caspita. Casualmente ci siamo ritrovati anche... Raccontaci un po' di te calcisticamente. Da come allenatore? Come allenatore, certo. Allora, come allenatore, io ho cominciato dopo il mio infortunio a 23 anni praticamente ad allenare ad Induno, i pulcini dell'Induno. C'è sempre l'Induno. Quindi ho fatto incredibile, cioè. 2 anni a Induno, poi sono andato 2 anni a Legnano e poi ho fatto 17 anni a Varese e poi ho fatto una scuola di tecnica che non c'entra nulla con le squadre, tecnica individuale per bambini e poi l'anno scorso sono andato a Sesto a fare per la prima volta un campionato di adulti. A Sesto, dove ricordiamo c'è il Pesce Buonissimo. C'è il Pesce Buonissimo, esattamente. Che abbiamo invece assaggiato. Come giocatore, mister? Come giocatore ho giocato fino alla primavera nella Lodigiani di Roma, poi ho giocato 2 anni a Varese, anche qui ho esordito in prima squadra, poi il Varese è fallito. Che Varese era quando? Era il Varese di Lopez, Furlanetto, c'era Soldo come allenatore, Reia con cui ho esordito, poi però c'è stato un ennesimo fallimento. Perché ennesimo? Non lo so. In che senso? Chissà. E quindi poi sono andato a Verbania 3 anni, poi sono andato a Solbiate e al secondo anno a Solbiate però ho avuto un infortunio, ho smesso di giocare. Tra poco entriamo in argomento Varese, purtroppo dobbiamo entrare, ma parliamo di questo amore. Allora, Yaki, dove è nato questo amore in tutta questa storia di mister Gennari? È nato sicuramente a Varese. Settore giovanile, ho fatto 2 anni col mister, ci siamo divertiti, era un bellissimo campionato, era un campionato di livello, quindi è nato tutto da lì e poi quando è arrivata la sua chiamata per andare a Sestese, giuro, penso di averci pensato veramente poco, anzi un giorno forse. Peraltro il mister tutti ci dicono, ma tu ce lo puoi solo che confermare, che Jacopo ha avuto questo stop per incidenti fisico importante, altrimenti probabilmente non avrebbe perso qualche anno. No, Jacopo, devo dire, io l'ho avuto quando aveva 14 anni, poi non l'ho più visto giocare. Sapevo che era bravo, però ha fatto ancora di più di quello che mi aspettavo. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto forse 12 o 13 partite senza subire gol e nella metà di queste partite qua ci ha messo una grossa mano lui, perché in alcune partite... Con i rigori come si comporta? Volevo chiedere la stessa cosa, ma anche sui rigori era... I rigori non me li ricordo, francamente. Noi ci ricordiamo, anche lui, secondo me, anche tu te lo ricordi. Sì, me lo ricordo, anche in stagione però me li ricordo. Da quando è venuto qua a calciare rigore contro di me, ha preso 7 rigori di fila. Sì, però uno l'ho parato. Uno l'hai parato, è vero. Bendato? No. Quello no. No, ha chiuso gli occhi però. Ha chiuso gli occhi. Sì. Avete fatto un'ottima stagione però con la Sestese, almeno per questa società è stata forse la miglior stagione negli ultimi 10 anni in eccellenza. Non lo so.
Devo dire che io mi sono trovato veramente bene a Sesto. E difatti può sembrare un po' strano l'idea di aver abbandonato dopo un anno la società. Mi sono trovato benissimo col presidente Brovelli, con i dirigenti di Varese e con i giocatori stessi. Ci siamo confrontati con un campionato di livello medio-alto. Abbiamo fatto spesso bella figura, qualche volta insomma meno, però è stata una bella esperienza. Beh, ci sono quei due punti rosicchiati, quel punticino rosicchiato a Legnano che ha fiorito settimana scorsa, un po' rodeva ancora, bisogna dirlo. Francamente più che il punto rosicchiato noi a loro, sono loro che ne hanno rosicchiati due a noi. Vero, ero presente quella partita, me la ricordo bene, una battaglia. Dovrebbe essere contento di aver fatto un punto, penso. Decisamente sì, me ne ricordo un'altra verso la fine contro la Varesina, dove avete fatto veramente una grandissima partita. Sì, contro la Varesina, diciamo fino al 75esimo, abbiamo fatto un'ottima partita. Dopo gli ultimi 15 minuti siamo stati fortunati e è stato bravo Jacopo a chiudere la porta. Per te che stagione è stata invece, Jacopo? Bellissimo, poi non l'avevo mai fatto quel campionato lì. È stata un'esperienza unica anche per me come per il mister. È stato veramente bello ambientarsi con giocatori di un certo livello, perché poi ricordiamoci che l'Eccellenza l'anno scorso c'erano giocatori veramente di livello superiore, quindi è stata un'esperienza bellissima. Ambrogio, faccio a te la domanda. Spiace un po' vederli dall'anno prossimo in prima categoria, perché insomma ha dimostrato che in Eccellenza questi due ci sanno fare. Sicuramente. Allora, è evidente che dopo un'esperienza del genere, tanto testimoniata anche da loro, dalla soddisfazione che hanno avuto quest'anno, intraprendere un campionato, ne parlavamo prima col mister, un campionato comunque di oggettivamente di categoria inferiore, anzi categorie inferiori, mi viene da dire da allenatore che evidentemente c'è un progetto talmente forte, talmente importante alle spalle, che evidentemente in una realtà poi che è quella di Solbiate, che è una realtà che ha una storia importante alle spalle, evidentemente e questo progetto ti ha proprio convinto, mister. Sì, è un progetto serio e dobbiamo solo stare attenti a non affrontarlo con la mentalità sbagliata, perché penso che se si affronta pensando di avere giocatori superiori alla categoria sia il modo peggiore per cominciare la stagione, perché poi veramente dopo arrivano le delusioni grandi, perché tutti quanti hanno grandi attese, però il campo è quello che poi decide le cose, quindi bisogna adattarsi tutti. E la parola chiave deve essere quella di essere umili tutti, me in testa, perché altrimenti si va incontro a pessime partite, pessime figure, e questo non vogliamo farlo. La storia è piena di queste situazioni, peraltro, anche perché oggettivamente poi tutti contro di voi giocheranno, come dire, come se fosse la finale della Coppa, perché evidentemente tutto quello che ci sta intorno in questo momento a questo progetto è cosa che evidentemente, come dire, suscita molta attenzione, per usare un eufemismo. Sì, però è una cosa anche positiva. Forse per noi può essere una cosa positiva. Assolutamente, se presa con quelle attenzioni che stava dicendo il mister, perché se si perde di vista l'umiltà e si pensa di giocare, lo dico per la mia esperienza, di giocare in prima categoria come si può pensare di giocare in Eccellenza, ma proprio in modo molto pratico, devo dire, probabilmente si è fuori dal gioco, si è fuori dalla realtà, che è la cosa più pericolosa, diciamo, anche perché mi pare che voi oltretutto facciate allenamento anche al pomeriggio. Mi pare che sì, metà pomeriggio, tardo pomeriggio. Nella normalità le squadre di prima e seconda fanno allenamento dalle 7:30 alle 8 di sera, a novembre, a dicembre. A gennaio, quindi ne sai qualcosa? Abbastanza. E mi fate già venire freddo solo a pensarci. Tra l'altro, bar Eccellenza estate per adesso. Tre puntate in esterna, tre di lumi universali. A posto così, se avete bisogno di un po' di rinfresco, chiedete a noi, che non c'è problema, ci pensiamo noi. Jacky, tante volte si parla di esperienza quando si sale di categoria, ma ci vuole anche esperienza quando si scende, e tu ce l'hai. Sì, spero di poter dare il mio contributo in maniera positiva, ma penso di avere un po' di esperienza da dare a questa squadra, poi c'è il mister, quindi... Vedi l'amore, l'amore salta sempre fuori. Che allenatore è?
fai conto che non sia qua seduto con noi. No, ma non è un problema, nel senso che è un grandissimo allenatore, cura molto i particolari, la tecnica, la tattica e poi col rapporto col giocatore, con la squadra. È quello che servirà forse molto di più quest'anno rispetto all'anno scorso per non andare a finire, come diceva prima il mister, a non eccedere, a tenerci belli tranquilli, coi piedi per terra, perché dobbiamo fare... Sicuramente puntiamo a vincere il campionato, quindi ci vuole la mentalità giusta che il mister sa sicuramente darci. E dunque il momento della raffica di mercato, andiamo a vedere in questo campionato di eccellenza come si stanno muovendo, grandi movimenti bisogna dirlo, grandi movimenti. E allora andiamo con la raffica. Raffica di mercato bollente in questo campionato di eccellenza, la Varesina ha già completato la squadra, tutte le altre invece si stanno muovendo. Partiamo dall'ultima arrivata, la Vergiatese, con la panchina affidata a Alessandro Marzio, la direzione sportiva a Francesco Cuscuna. Il primo colpo è quello di Giampaolo Calzi, ex Varese ed ex Pro Patria, sarà lui ad avere in mano le chiavi del centrocampo dopo la stagione al Bus 81. Dopo di lui l'arrivo di Max Pescara dal Verbano, centrale difensivo argentino, e poi Pasiani dalla Castellanzese, reduce dalla grande annata che ha portato alla vittoria del campionato. La Castanese si è portata a casa De Vincenzis e Emilian Costantin, alla caccia poi di qualche altro giovane da inserire nella rosa di Emiliano Palazzi. E poi la Sestese, è arrivato Claudio Bordin, classe 95, lo conosciamo bene, ex Varese, cresciuto nel vivaio biancorosso, che andrà a sostituire proprio Catanese, che appunto ha scelto la Solbiatese in prima categoria. Acquisto importante invece per il Bus 81, perché è stato acquistato Paolo Scarcella, l'avevamo visto già in maglia rossonera, quella del Verbano, dove aveva fatto una grandissima stagione 3 anni fa, quindi vedremo se l'esterno basso riuscirà a fare meglio nella prossima stagione. Verbano che fa 4 colpi con Coldirola che resta, Menegon che arriva a centrocampo, Cannizzaro e Doria. Chiudiamo con il Legnano, matematicamente al momento ancora in eccellenza, la domanda di ripescaggio è stata accettata, si attendono solamente le graduatorie, confermato Capitan Foglio, è arrivato poi Cristian Ragone, classe 1999, reduce da una stagione in D con Messina e Sant'Arcangelo, è arrivato poi Daniele Ciappellano direttamente dallo Sporting Bellinzago, ma per i Lilla saremo a vedere come andrà a finire. E dunque questa è la nostra raffica di mercato, adesso è il momento delle note dolenti, perché insomma ieri è morto il Varese Calcio, ufficialmente la squadra non è fallita, la società non è fallita, ma non ha potuto iscriversi al prossimo campionato, mancavano quei 175.000 euro che sarebbero serviti per colmare le vertenze e per l'iscrizione alla prossima stagione. Senza dire che ci sarebbero poi stati ovviamente necessari dei quattrini per fare la squadra, per competere comunque in un campionato. Sì, era solo la punta dell'iceberg. Era solo la punta dell'iceberg. E per chi ha vissuto tanti anni comunque nel Varese, mister, che amaro lascia in bocca questa cosa. Non so adesso quanti ne ho visti di fallimenti del Varese oppure di queste situazioni qua, perché io forse ne ho prese 3 già di fallimenti e quindi sono abituato. Quest'anno hanno superato tutti gli altri limiti delle volte precedenti, perché hanno fatto delle brutte figure con un gruppo di giocatori che si sono dimostrati bravissimi, un allenatore bravissimo che hanno tenuto fino alla fine, però è ora di smetterla, di ripartire da zero e di trovare qualcuno veramente serio e capace che possa far rinascere questa squadra a costo di ripartire veramente da zero. Non ci deve essere più niente, neanche una persona dentro, devono ricominciare tutto da capo. Beh, c'è modo e modo di fallire, l'abbiamo visto tante volte, ma veramente questa volta la dignità è rimasta sotto i tacchetti. Senza dimenticare tutto il settore giovanile, perché poi si pensa, ovviamente tutti si pensa in modo naturale alla prima squadra, ma c'è tutto un patrimonio del settore giovanile che, se vogliamo, è quello che poi impreziosisce tutta una società. Il Varese l'ha sempre avuto di grandissimo livello, mister Gennari ne è una testimonianza, e pensare di aver perso anche tutto questo è veramente una cosa che fa veramente male, calcisticamente è un dolore che io spero si possa ricomporre in qualche maniera, anche se oramai ne abbiamo viste davvero tante e
e francamente anche solo ipotizzare qualche cosa in questo momento diventa assolutamente difficile. Beh, mister, un anno senza calcio forse potrà davvero servire a riavviare una macchina che veramente ormai era senza benzina totalmente. Sì, sì, no, era necessario questo, perché se avessero tirato ancora avanti, ricostruito una parvenza di squadra e ricominciato il campionato, sarebbe stato peggio. Forse così è il momento giusto per ripartire da zero, se riuscirà a partire da zero, proprio azzerare tutto. Anche per quei motivi sportivi all'interno di un campionato, perché quante volte abbiamo detto che questa stagione, quest'ultima stagione è stata veramente falsata per tante squadre. Per chi come la Sestese era lì a metà classifica, tutto sommato, non ha creato grossi problemi, ma sopra e sotto, insomma, i danni sono stati tanti. Ricordiamo il Cassano, tanto per ricordarne esatto. Uno. Ma voglio anche ricordare, tutti ce l'abbiamo ben presente, che c'è anche un problema legato alle strutture. Quindi al Franco Ossola e a Varesello, che sono due strutture che stanno degradando, e c'è quel famoso bando di cui abbiamo parlato più volte, altro aspetto molto molto delicato di tutta la questione. Beh, c'è da dire che questo bando con questa società comunque non poteva essere applicato in ogni modo. Cioè il comune di sicuro non è andato incontro, ha ragione, perché poi insomma quando si dà in mano una struttura a una società, la società deve garantirti che poi si porti avanti un certo tipo di discorso. Anche Benecchi, che si è un po' lamentato della mancanza di aiuto da parte di molti, compresa l'amministrazione che non ha dato tra l'altro la sala nel giro dell'incontro con i tifosi. Insomma, alla fine l'amministrazione che doveva fare? Diciamo che da qualsiasi parte si prenda, adesso la questione è veramente un problema, è tutto un problema, a tal punto da dire meglio veramente fare un punto zero, partire completamente da zero. Anche se, ripeto, in questo momento fare delle ipotesi, avanzare delle ipotesi diventa molto 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 difficile. Torniamo a Sestese. Lasci una panchina che ti ha visto protagonista, la lasci a Tomasoni, altro ex del Varese, altro personaggio veramente importante. E che cosa pensi possa riuscire quest'anno alla Sestese, che magari non è riuscito, sei una persona umile anche, che non è riuscito l'anno scorso? Beh, io penso che Tomasoni sia un allenatore di un profilo incredibile, che secondo me meritava di più di quello che ha fatto fino adesso per le capacità che ha, quindi riuscirà a tirar fuori il massimo da quello che gli mettono a disposizione. Lo considero tra i top degli allenatori del girone di eccellenza. Quindi sicuramente hanno fatto una scelta ottima, e poi penso che il presidente Brovelli riuscirà con la sua esperienza a fare una squadra competitiva che gli permette di affrontare il campionato nella maniera giusta. Con un primo problema importantissimo, che è quello di sostituire un portiere. Sì, certo, il portiere è un punto fermo, però ci sono stati tanti cambiamenti, mister, portiere, attaccanti, cioè cambieranno tantissimo e quindi dovranno adeguarsi ai cambiamenti, però penso che saranno capaci di fare un buon campionato. Tanto è ritornato in eccellenza Celestini, che è un personaggio che ci è sempre piaciuto ricordare, che ha un valore aggiunto anche per il campionato di eccellenza. Tu chi vedi, dal tuo punto di vista, ovviamente l'anno prossimo, oltre alla Varesina, mi viene da dire, perché la Varesina insomma si sta attrezzando in un modo importante? Beh, allora la Varesina, abbiamo detto, poi dopo dovrebbe essere anche l'Ardor Lazzate, si è attrezzata in maniera importante, però vedo un campionato con una prima fascia nettamente diversa da quella dell'anno scorso, insomma si è sgretolata un po' le 6-7 squadre top che c'erano lo scorso anno, francamente ne sono rimaste due. Una francamente, una che è la Varesina, poi si dovrebbe agganciare l'Ardor, però le altre tra... Un'altra Castellantese non la vedi quest'anno? Non saprei, perché francamente non mi sono neanche informato benissimo sul mercato delle squadre, quindi non posso saperlo questo. Iachi, tu che i bookmaker li conosci molto bene, chi lo vince sto campionato l'anno prossimo? Quale, quello di eccellenza? Certo. Specifichiamo. Paura, No, vabbè, lo vince la Varesina. Secondo me lo vince assolutamente la Varesina. Poi è sempre difficile vincere qualsiasi campionato, in tutte le categorie, però ha un organico troppo, troppo forte e come ha detto il mister, giustamente non ci sono più quelle 6-7 squadre che possono dargli fastidio. Secondo me, non lo so, non me ne vogliano a dire che sicuramente lo vincono loro, però
Tanto questa te che ti domanda. frega, non, intanto non giochi più in eccellenza No, quest'anno, hai ragione, giusto? però non si sa mai, quindi sai che. Meglio tenersi cauti, dici. E allora ce lo segniamo. Lo Siamo in segniamo. chiusura. Già. Sì, mo abbiamo sete, cioè adesso la frappa da bere, io ho anche sete, sei d'accordo? Assolutamente sì. La chiudiamo tutti La insieme. chiudiamo tutti Dai, insieme. andiamola a Via, chiuderla tutti andiamo. insieme. Fermi lì, Fermi fermi lì, lì, fermi fermi lì, lì. che veniamo noi. Veniamo Veniamo noi, noi, veniamo noi. E dunque, prima del brindisi con cui chiudiamo, appuntamento naturalmente con Bar Bar Eccellenza, settimana Eccellenza. prossima, sperando che non piova, sempre 20 e 30, Assolutamente. martedì su Rete 55. E allora, un grande in bocca al lupo. Cin cin. Cin cin. Salute. 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 Ciao ciao. 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 Arrivederci.